Dunque, in questa giornata di pre-vacanze di Pasqua vi racconto un po' un argomento che abbiamo tenuto di lato per un certo periodo di tempo, ma che prima o poi, diciamo così, dobbiamo trattare, e direi che è toccato oggi, che è quello della librerie per la gestione del tempo, delle date, eccetera. No? Già dalla prima lezione vi ho detto usiamo una cosa che si chiama local date e poi vi spiego perché e come si usa, ok? E oggi è venuto quel giorno. Per motivare, no, la scelta vi faccio un pochino di storia, solo per condividere che la gestione delle informazioni temporali, quindi date, orari, eccetera, è una delle cose che noi umani facciamo nel modo più complicato possibile. Un po' per motivi storici, un po' per motivi astronomici, perché non è che siamo noi che decidiamo di quanti giorni è fatto un anno o di quanto è la durata delle fasi lunari, quindi ci sono delle costanti, dei numeri che saltano fuori dalla natura in cui viviamo. E poi in realtà ci sono delle cose in cui ci complichiamo la vita da soli, come la lunghezza diversa dei vari mesi, eccetera, eccetera. No? E quindi noi siamo abituati, non ce ne accorgiamo quasi, ma siamo abituati fin da piccoli a fare dei calcoli diciamo, dare per scontato che il tempo si misura in 12 mesi di lunghezza diversa e poi ogni tanto ci sono degli anni bisestili e ovviamente ci sono dei fusi orari. No? All'interno del mondo, per cui dire che ora è una domanda difficile, no? Perché devi sapere a chi stai parlando, dove si trova, se c'è l'ora legale in quel luogo, se quell'ora legale è di un'ora, di mezz'ora, se c'è un fuso orario, se è lo stesso tuo, addirittura che giorno è una domanda che può avere una risposta diversa, no? No, poi ce ne rendiamo conto, che ne so, a Capodanno, quando ti dicono, ah guarda, in Australia è già l'anno nuovo e qua non ancora, ecco. Queste cose qui che sono folklore, nel momento in cui lo dobbiamo poi informatizzare, no? c'è da impazzire a gestire tutti i casi particolari. E, ad esempio ci sono alcuni siti, vi ho riportato un paio di link, se cui volete divertirvi un po', perdere un po' di tempo, su tutte le affermazioni che a prima vista sembrano sensate, mentre in realtà sono tutte false. No? Tipo ad esempio una frase semplicissima in cui dice in un giorno ci sono 24 ore, sembra quasi, diciamo, tra le varie cose, quella più ragionevole, in realtà non è vero perché sappiamo che due volte all'anno ci sono o 23 o 25 ore quando cambiamo l'ora legale in ora solare e viceversa. Quindi affermazioni che sembrano di buon senso, in realtà se uno va ad applicare tutte le regole, tutti i funzionamenti, si accorge che non sono vere. E così via, no? Qui ci sono, no, questi siti qua che si divertono a raccogliere queste informazioni qua, questi preconcetti errati, no? O queste sovrasemplificazioni di quella che è la natura del problema. Ma anche perché quando noi parliamo di tempo, in realtà intendiamo tante cose diverse, no? Ad esempio, il concetto più semplice, che anche è più semplice da gestire in un calcolatore, è il concetto di istante di tempo. Finché non tiriamo in ballo la relatività, in cui diciamo, il tempo non è più nella quantità assoluta ma è relativa, e quindi ad esempio se dovessimo diciamo così, sviluppare dei sistemi che vanno in orbita sui satelliti, allora anche il concetto di istante di tempo non vale più, no? Alle velocità a cui girano. Ma sulla Terra, diciamo così, è facile parlare di un istante di tempo, cioè l'istante di tempo in cui sei nato. Oppure l'istante in cui l'uomo è atterrato sulla Luna. Quello è un punto, immaginandosi il tempo come una quantità lineare, una linea retta, identifichiamo un punto su quella retta. E quello è facile, tutto sommato, perché basta, per identificare un punto su una retta, basta identificare un'origine arbitraria, un punto zero, e poi una distanza dall'origine. Per cui molti calcolatori misurano il tempo, misurano gli istanti di tempo come numero di secondi, millisecondi, microsecondi, a seconda dei casi, rispetto a una data fissa che spesso in informatica si sceglie il 1° gennaio 1970, perché in realtà prima non c'erano i computer e quindi non serviva. E quindi un istante di tempo è il numero di millisecondi dal 1° gennaio 1970, questo è un numero intero, su cui è facile essere
quasi tutti d'accordo, purché ci mettiamo d'accordo che il 1 gennaio 1970 in un determinato fuso orario. Devo dire quale fuso orario, altrimenti non saremmo mai d'accordo. Però questo è facile, no? Oppure possiamo parlare di giorni, no? Cioè, tante informazioni sono relative al giorno. Oggi, domani, domenica, ogni lunedì. È una nozione che ci è naturale, ma quando parliamo di un giorno non parliamo necessariamente di un istante. Cioè, dire adesso e dire oggi sono due concetti diversi per noi. Uno è un istante, l'altro è un giorno, che è un contenitore, un intervallo, che corrisponde a una data, ma non corrisponde a un orario. Ecco, ci potrebbe stupire, ma ci sono tantissime librerie informatiche che non distinguono tra i due concetti, e quindi diventa molto difficile rappresentare un giorno senza un orario, senza indicare un orario specifico. Per cui si fanno le peggio schifezze, dico vabbè, allora mettiamo l'ora 00 come ora, se non mi interessa l'ora mettiamo 00, ma anche purtroppo 00 vuol già dire mezzanotte, quindi no, è un'interpretazione un po' sbagliata. Oppure viceversa potrebbero essere, cioè quando avete un negozio l'orario di apertura è, che ne so, dalle 9 alle 17 di tutti i giorni, cioè mi interessa solamente la fascia oraria, non mi interessa dire ogni giorno in cui il sole sorge che quell'orario inizia a quell'ora di quel giorno, quindi un istante, e termina a quell'ora di quel giorno, quindi un altro istante. Ok? E quindi noi siamo abituati a lavorare con informazioni temporali parziali, solo il giorno, solo l'ora, tutte e due, combinate insieme in un istante, combinate insieme in una ricorrenza, quindi tutti i lunedì alle 10, l'orario delle lezioni, sono abbastanza una cosa ricorrente, eccetera. E poi anche spostarsi nel tempo. Spostarsi nel tempo può voler dire tra tre ore, che è una cosa facile, o può voler dire l'ultimo sabato prima della fine del mese, no? Cioè, se fate i documenti contabili e le fatture, di solito la fattura va pagata entro fine del mese successivo, a seconda del giorno del mese attuale c'è un numero di giorni diverso, e sono cose che abbiamo bisogno di rappresentare, no? E sono tutte nozioni diverse, quindi ci piacerebbe avere una libreria che ci permette di rappresentare tutte queste cose diverse, no? E vedremo che purtroppo non è tanto così. Allora, se passiamo dal punto di vista informatico, ci sono due modi, no, diversi di rappresentare il tempo. Quello più semplice è, chiamiamolo pure il tempo macchina, che rappresenta il tempo come istanti di tempo, no? Quindi vale sulla prima rappresentazione che abbiamo detto. Il numero di secondi, millisecondi, dà un punto di riferimento fisso. Questo è facile per un computer perché il tempo viene interpretato come un numero intero, crescente, sempre crescente, lineare. Cioè il fatto che sono passati 200.000 millisecondi, boh, ok, è passata quella quantità di tempo. Non mi interessa se sono passato da un giovedì a un venerdì successivo, se c'era la mezzanotte in mezzo, se è arrivata l'ora legale nel frattempo. Quelli sono i millisecondi che sono passati. Perché l'ora legale ovviamente non cambia il tempo, cambia solo il modo in cui lo esprimiamo, ma diciamo così, lo scorrere del tempo rimane tale quale. Quindi a livello informatico la cosa più semplice da fare, e molti sistemi fanno questo, misurare il tempo in termini lineari. Ma questo però non è molto utile, perché noi vogliamo che il calcolatore sia in grado di comunicare con l'umano e mostrare il tempo in termini umani, appunto. Quindi parlando di mesi, anni, settimane, giorni, ore. E ovviamente c'è una corrispondenza tra i due, ma questa corrispondenza è dove si complicano le cose, okay? Dove le cose diventano complicate. Quindi internamente la macchina misura il tempo in modo lineare, ma poi per tutte le operazioni di input-output e per molte operazioni di elaborazione, in realtà deve passare al modo umano di misurare il tempo, no? Con i vari intervalli, no, giorno, mese, anno, settimana, ora, minuti, eccetera, eccetera. E con tutte le complicazioni locali dovute ai fusi orari, all'ora legale, eccetera, eccetera. Per ciascuna di queste tipologie di informazioni, vabbè, dobbiamo imparare a fare le operazioni più semplici, tipo leggere un dato scritto, fare il parsing da una stringa, capire di che data stiamo parlando quando l'utente immette una stringa,
oppure visualizzare qualche cosa, quindi quando un oggetto di tipo temporale lo mostro in una forma in cui l'utente possa capire, perché se noi dicessero che adesso siamo al millisecondo 2.380.000 non ci dice nulla, no? Non ci dice che giorno è o se siamo in ritardo per la lezione. E poi dobbiamo riuscire a impacchettare e spacchettare l'oggetto tempo nei suoi componenti, quindi magari il giorno, magari l'ora, magari il giorno della settimana, no? E quindi devo poter ragionare sull'istante di tempo complessivamente oppure sulle sue singole componenti, e questo tra l'altro mi porta a poter fare dell'aritmetica, no? Ragionare tra due giorni, che data sarà, oppure qual è la differenza di tempo tra due date e cose di questo genere. Il tutto complicato appunto dai fusi orari, in cui se siamo fortunati ragioniamo su un fuso orario solo, che è il nostro locale, oppure sul fuso orario zero, diciamo, quello ufficiale, una volta si chiamava fuso orario di Greenwich, no? E quindi come sigla si chiamava GMT, poi tutti un po' gelosi che Greenwich fosse più famoso degli altri, allora hanno definito lo stesso fuso orario con un nome diverso, UTC, no? Quindi si chiama fuso orario centrale, che è quello che ha, diciamo così, fascia oraria zero, prende il nome di UTC, tempo universale coordinato, oppure fuso orario Z, a volte si usa la Z per indicare che l'offset è zero, che non corrisponde con l'ora di Greenwich, perché l'ora di Greenwich in realtà può prendere l'ora legale, quindi non è detto che coincida sempre. Noi normalmente, quando non abbiamo l'ora legale, viviamo nel fuso orario UTC più 1, quindi siamo un'ora in più rispetto all'ora centrale. Okay? In particolare la nostra fuso orario, anche ogni fuso orario si può indicare con un offset rispetto all'UTC oppure con una sigla, ad esempio CET è la sigla per il fuso orario dell'Europa centrale. A volte poi, oltre al fuso orario, può esserci quella che noi chiamiamo l'ora legale, che ultimamente in Europa si sta complicando, perché una volta la mettevamo tutti, la toglievamo tutti lo stesso giorno in Europa, poi hanno cambiato le regole e adesso ogni Stato fa un po' ciò che vuole. Quindi via via, anno su anno, vedremo sempre più complicazioni del tipo: ma io devo andare in Francia, che ora sarà, e a seconda dei giorni. Ecco, questa è solo una mappa più o meno aggiornata di fusi orari, solo per ricordarci che il fuso orario è una nozione non solo astronomica ma anche politica. Cioè, se fosse una nozione astronomica, cioè dove si trova il Sole, a quanti gradi si trova il Sole di differenza, vedremmo delle belle fette verticali di larghezza tutte uguali. In realtà vediamo che alcune fette verticali sono più ampie di altre, e addirittura abbiamo alcune nazioni che sono sulla stessa verticale, come l'Inghilterra e la Spagna, che hanno due orari diversi per scelte che hanno fatto. Ad esempio la Spagna, per scelte commerciali, per commerciare con il resto dell'Europa centrale, mantiene la stessa ora per comodità. UK invece sono ben fieri di mantenere un'ora diversa. Oppure vedete la Cina centrale, che geograficamente coprirebbe almeno 4 fusi orari diversi, politicamente sceglie un'ora unica e dichiara, no, che usa quell'ora sola. Poi ci sono delle cose carine: questa zona tratteggiata è spostata, vuol dire che è spostata di mezz'ora, quindi è un fuso orario di mezze ore, non di ore intere. Cioè, se uno se le va a studiare, qui vicino al cambio data ci sono le forme più strane, perché un'isola che in realtà è qui ma appartiene politicamente a un'altra nazione, quindi la ficchiamo in un fuso orario diverso. No? Questa informazione qui, guardate la povera Islanda, no? Che si trova qui sotto la Groenlandia ma va a prendere il fuso orario dall'altra parte, eccetera. No? Tra l'altro queste informazioni cambiano, cioè ogni volta che cambia un governo, il governo può decidere di spostare il fuso orario della propria nazione, oppure spostare la data in cui entrerà in vigore l'ora legale o cose di questo genere. Questo vuol dire che qualunque programma che debba trattare i fusi orari deve avere aggiornato dentro di sé una grossa tabella in cui ogni nazione mi dice in che fuso orario si trova e quando mette l'ora legale, quando la toglie e di quant'è quest'ora legale che mette o che toglie, cose di questo genere. È un database che viene aggiornato in continuazione,
e tutti i computer periodicamente se lo vanno a riscaricare. Quindi quando il vostro cellulare la domenica mattina ha cambiato l'ora da solo qualche settimana fa, è perché dentro aveva una grossa tabella con tutti i fusi orari del mondo aggiornata a pochi giorni prima, perché sono in continua evoluzione. E questa cosa è nata, di fusi orari, è nata in realtà in un tempo relativamente recente. Cioè, questa è una tabella del 1957, quindi non sono neanche passati 100 anni. Prima di allora non si parlava di questo problema. Ma perché? Perché i mezzi di trasporto erano talmente lenti, a cavallo, che io parto, quando arrivo, arrivo. Ok? Poi quando arrivo, cosa succede? Poi non avevo l'orologio da polso, non esistevano. Per cui quando arrivo mi regolo sulla base del campanile della città in cui mi trovo. Finito il problema. Il primo problema se lo sono posti chi? I ferrovieri. Quando ho cominciato a costruire la rete ferroviaria tra la città, per decidere un orario dei treni, se hai un treno che va da New York a Boston, non puoi, devi tener conto del fatto che magari ciò che a New York chiamano mezzogiorno, a Boston lo chiamano in una cosa in modo diverso. E all'epoca non c'erano ancora i fusi orari discreti, no? Di un'ora di distanza. Infatti qua diceva, allora se a Washington è mezzogiorno, allora, che ne so, ad Albany sono le 12:14. Cioè ogni città aveva il suo orario, che andava avanti e indietro di qualche minuto rispetto alle altre, ma andava bene così, no? Perché nessuno se ne accorgeva, nessuno se ne poteva accorgere. Se non chiaramente i primi che hanno cominciato a fare gli orari di treni, perché non si scontrassero, perché esistessero le coincidenze, hanno dovuto cominciare a fare delle tabelle in cui mettevano d'accordo queste cose, perlomeno esplicitavano queste differenze di tempo, e poi via via chiaramente si cercate di ridurre il numero di zone, per cui è vero che se tu sei 50 km più ovest astronomicamente avresti un orario diverso, ma senti, mettiamoci d'accordo che siamo nella stessa ora, no? Quindi arriva da lontano questa cosa. Per farla breve, arrivare al punto di oggi, tra l'altro non c'è neanche accordo su come si scrivono le date, no? Anno, mese, giorno, mese, anno, giorno, giorno, anno, mese, ad esempio. Anzi, diverse culture usano convenzioni diverse. A livello informatico è stato sviluppato uno standard, ISO 8601, che anche esso ovviamente è molto complicato, come tutte queste cose, ma diciamo, se vogliamo, il succo è che questo standard prescrive che le date si scrivono sempre in questo formato: anno per esteso, trattino mese, trattino giorno. Anno, mese, giorno. Tra l'altro ha senso, perché andiamo dalle cifre più significative, dalle unità di misura più significative come gli anni, a quelle meno significative come i mesi, quelle ancora meno significative come i giorni. Quindi leggendo il numero da sinistra verso destra andiamo da cose più pesanti, da valori numericamente più pesanti a valori numericamente meno pesanti. E questo fa sì che, tra l'altro, se esprimo le date in questo modo, quando io le vedo in ordine alfabetico, sono anche in ordine cronologico. E vale solo se le scrivo in questo modo, ok? L'anno lo scrivo per esteso, non scrivo 17, ma devo scrivere 2017, perché altrimenti lo confondo con il 1917, ad esempio, ok? E quindi ci siamo dati delle regole, almeno per la rappresentazione interna al calcolatore, sotto forma di testo delle date, di usare sempre questo formato, il cosiddetto formato ISO, che vale per le date, o vale anche per gli istanti di tempo. Basta agganciare una T e un orario, e ad una data specificherò anche l'orario corrispondente, ed eventualmente il fuso orario, specificando l'offset oppure specificando la sigla che indica il fuso orario stesso. Poi ci sono tanti formati alternativi, no? Che sono tutti specificati nella norma ISO. Ok, questa è la situazione nel mondo. In Java, sin dalla prima versione di Java, ovviamente Java 1, che stiamo risalendo a 20 anni e più fa, ovviamente si sono posti il problema di dire, ma quando il programmatore deve memorizzare una data, che classe usa? Cosa fa? Usa una stringa, usa un intero? No, creiamo una classe che si chiama date. Okay?
nella versione 1.0 di Java hanno introdotto questa classe date. Come l'hanno introdotta si sono accorti che faceva schifo, perché funzionava male, perché creava degli errori di programmazione. E quindi subito dopo, ma nella versione, subito dopo vuol dire nella versione 1.1, l'80% dei metodi della classe date è stato deprecato. Ha detto, ragazzi, non usateli perché non funzionano bene. E allora è stata introdotta un'altra classe, dalla versione 1.1 in avanti, mentre date era stata sviluppata dalla, all'epoca si chiamava Sun Microsystem, l'azienda che sviluppava Java. In parallelo l'IBM ha sviluppato delle sue classi molto più complicate che ha chiamato classi calendar. Quindi dalla versione 1.1 è stato introdotto nella libreria standard di Java anche la classe calendar, senza sostituire la classe date, affiancandosi. Okay? Molto complicata da usare, perché la classe calendar è stata pensata per poter essere usata con qualunque calendario esistente inventabile, non solo inventato, anche inventabile, per cui uno un domani potrebbe decidere che l'anno dura 400 giorni e fatto di 27 mesi e con la classe calendar crea una stazione di calendario che funziona, che può funzionare. Quindi ad esempio la classe calendar ha difficoltà anche solo a conoscere il concetto di giorno e mese, perché è un possibile modo di dividere il tempo e non è l'unico. No? E quindi si può fare, ma è più complicato di quanto in realtà non saremmo abituati. Date rimane e ha qualche metodo utile, calendar rimane un po' complicato da usare ma non ha tutti i metodi che aveva date, e quindi per tanti anni ci siamo dovuti portare avanti e indietro entrambe queste classi e di fatto cercare di scavalcare una serie di bachi che ci sono tuttora. Poi dalla versione 8 di Java è stato introdotto un nuovo package, java.time, che per questa volta è stato progettato in modo completo e sensato, ed è quello che vogliamo usare. È stato progettato in realtà dalla comunità, nel senso che gli sviluppatori si sono stufati di impazzire a usare le classi standard di Java, hanno cominciato a creare delle librerie a parte. Una che è diventata famosa era la cosiddetta Yoda Time, perché parla un po' come Yoda, no? Con le frasi girate al contrario, e che poi è stata standardizzata all'interno della libreria standard di Java dalla versione 8 praticamente, e ha il vantaggio che è molto lineare, regolare, no? Non ha tanti casi particolari, e i casi più semplici, le funzionalità più frequentemente, diciamo così, utilizzate sono anche facili, le più facili, puoi fare anche cose più complicate, ma di solito per fare cose semplici riesci a farlo in modo semplice. Quindi sulle classi vecchie non voglio, no, spendere troppo tempo, se non semplicemente farvi capire cosa hanno di male, cosa c'era che non funzionava, e per poi andare a spendere un po' di tempo a capire come funzionano invece quelle moderne. Allora, la classe date, java.util.date, occhio, scrivo util tutte le volte perché poi più avanti vedremo una classe diversa che si chiama java.sql.date, che è diversa, no? Nonostante si chiami date, sta in un package diverso. Allora, l'oggetto date che cos'è? È una classe che dentro contiene un numero intero, basta. Quindi rappresenta un long integer, che è il numero di 1000 secondi dal 1 gennaio 1970. Quindi rappresenta il tempo macchina, e in particolare rappresenta un istante di tempo macchina. Quindi chiamarla già date è sbagliato, perché essendo un istante rappresenta naturalmente sia una data che un'ora. Quindi già questo crea confusione. Per definizione date lavora nel riferimento universale di tempo, quindi non supporta i fusi orari, quindi se io sono in un fuso orario diverso devo farmi i conti io, anche se non ha le nozioni di secondo bisestile, non si chiamano in italiano bisestili secondi, ma hanno un nome, non mi ricordo. Sapete che tutti sappiamo che ci sono gli anni bisestili in cui si aggiunge un giorno al calendario. Ecco, però questo non basta per tenere il calendario meglio in sincrono con l'ora solare, vera, astronomica. Ogni tanto si aggiunge un secondo. Quindi ci sono dei giorni in cui alle 23:59
ok? Il minuto delle 23:59 alle 24, anziché durare 60 secondi, ne dura 61, perché si aggiunge un secondo extra. Non ce ne accorgiamo di solito, però chi misura il tempo in modo preciso sì. Questa classe qua non è capace a gestire il minuto di 61 secondi. Come funziona date? Se io lo costruisco un oggetto date senza parametri, mi crea un oggetto che rappresenta la data corrente, l'istante corrente, usiamo il termine giusto. Oppure gli posso passare un long e lui mi costruisce un istante di tempo corrispondente a quel numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970, quindi adesso sono passati già diversi milioni di millisecondi, no? Chiaramente da quella data. E poi ha un po' di metodi, l'oggetto date. Beh, contiamo che da qua in avanti non c'è quasi nulla, nel senso che sono getter, setter, toString, equals, hashcode, quindi sono i metodi classici. Gli unici metodi che fanno effettivamente del lavoro sono questi qua, after e before, che mi dicono se una data viene prima o dopo un'altra. Essendo le date rappresentate come numeri interi, ci viene da pensare, bella forza, confronto i due numeri interi che sono contenuti al loro interno. Tra l'altro questo numero intero che rappresenta il tempo è accessibile con i metodi getter e setter, che ovviamente si chiamano getTime e setTime, non getDate e setDate. Quindi un oggetto date ha una proprietà time, ma sapendo che anche la proprietà time non rappresenta il tempo, nel senso dell'ora, time non è time come ora, ma time come istante di tempo. E quindi mi permette di leggere e scrivere questo numero long, questo numero intero. Poi c'è un metodo toString che stampa la data in questo formato qua. E lui da solo non è personalizzabile. Quindi immaginate la scomodità di avere, quando voglio vedere una data, vederla sempre in questo formato qua. Col giorno, la settimana abbreviato, il mese abbreviato, eccetera, eccetera. Okay? Per cui, per fare input e output, si sono poi dovute creare delle altre classi, che sono sempre nelle librerie standard, di nome date format, su cui non spendo tempo, che anche qua sono abbastanza complicate da usare, perché c'è una factory statica per ottenere un oggetto formatter, poi all'oggetto formatter devi dirgli qual è il formato che vuoi ottenere, e quindi il formato full oppure il formato breve, la lingua in cui lo vuoi rappresentare, eccetera eccetera. Quindi una classe molto potente, quella della formattazione delle date, ma è anche molto scomoda da usare. E poi è possibile anche scegliere la propria formattazione, quindi da un oggetto data scelgo per stamparlo, devo costruire un formattatore specificandogli il formato e poi dire al formattatore di formattare una certa data, quindi è abbastanza lungo, e il formato lo posso scegliere con certi caratteri di controllo. Questo è ciò che ci offriva la libreria standard, e quindi praticamente io ero obbligato a lavorare sempre almeno con tre oggetti, un oggetto data, una stringa che lo rappresentava, un oggetto formattatore, e poi avevo questi metodi dell'oggetto formattatore per passare da data a stringa e viceversa. Complicato, ok? Vabbè. Poi, dicevo, la classe data non è che faccia molto, perché da sola fa solo before e after, e col formatter che può convertire die verso stringa in una miriade di formati diversi, però non è possibile, di fatto con l'oggetto date, se voglio sapere che giorno del mese è oggi, l'unico modo che avrei è prendere quell'oggetto date, fare produrre una stringa che contenga a un certo punto con le ultime due cifre il giorno del mese, estrarre quella stringa, la sottostringa, e convertire in intero, e trovate in giro tonnellate di codice Java fatto così. C'è un numero che è un long, lo converto in stringa in un certo formato, estraggo la stringa e riconverto in intero. Immaginate quanti bachi ci possono saltare fuori, no? Per gestire quelle informazioni temporali si può usare, anzi per tempo si è usata la classe calendar, che invece gestisce i campi di calendario, quindi anno, mese, giorno, eccetera, eccetera. Anche qua, che è una classe che si
appoggia a un oggetto data. Quindi di fatto usa gli oggetti data e permette di estrarne i singoli campi. E in particolare, e qui si vede tutta la schifezza della progettazione di queste classi, perché l'oggetto di tipo calendar, che alla fine contiene un istante di tempo anche lui, si può impostare l'istante di tempo con un metodo che si chiama setTime, ma che riceve un parametro di tipo date. La confusione regna sovrana. Neppure un date.getTime, che sarebbe invece un long. C'è una confusione, e questo, infatti, se fate delle ricerche a livello di Stack Overflow per come si fa a trovare una data di domani, eccetera, trovate veramente per le cose più semplici 10 righe di codice, e poi molto spesso non funzionano in alcuni di quei casi particolari che abbiamo visto all'inizio. Quindi in particolare Calendar è una classe, dicevo, neutra rispetto al calendario. C'è una sua sottoclasse che si chiama Gregorian Calendar, che contiene i campi che noi conosciamo nel nostro calendario, ma in teoria sarebbe possibile inventarsi altri tipi di calendari. Quindi le classi calendar sono in grado di conoscere le unità temporali in cui noi umani misuriamo il tempo, ma ad esempio non sono in grado di fare input-output, non c'è nessun metodo per convertire da o verso stringa. Per cui alla fine, se io ho un oggetto calendar perché mi serve creare una data fornendo giorno, mese, anno, se voglio stamparla devo convertirla in data, costruire un formatter e convertirlo in stringa. E quindi mi giostro sempre 3-4 oggetti per rappresentare un solo dato, perché ogni oggetto ha un sottoinsieme dei metodi che mi servono. Fino al 2015-14, quegli anni lì, quando si è diffuso Java 8, questo era ciò che ci dovevamo assorbire. Invece, nelle versioni più recenti di Java, per fortuna, hanno introdotto come standard questo nuovo pacchetto java.time, che ha come vantaggio quello di avere una rappresentazione chiara. Cioè, dopo anni di sofferenza hanno detto: sentite, facciamo una cosa ordinata, abbiamo un certo gruppo di classi che rappresentano vari tipi di informazioni temporali, e tutte queste classi hanno tutti gli stessi metodi, o almeno hanno una serie di metodi che sono tutti coerenti tra di loro. Ragiona in modo immutabile, quindi tutti gli oggetti di tipo temporale della package java.time sono tutti oggetti immutabili, cioè non è possibile, una volta che ho creato un oggetto data, cambiare il giorno, cambiare il mese. Ciò che posso fare è costruire un oggetto nuovo con il giorno cambiato, un po' come le stringhe. Non posso cambiare un carattere in metà di una stringa, ma posso costruirne un'altra in cui quel carattere sia stato costruito in modo diverso. E questo, l'immutabilità degli oggetti, diciamo, risolve tanti problemi, anticipa tanti bachi. Ad esempio, non c'è nessun rischio di confondere copie con riferimenti. No, quando io ho un array list, devo sempre chiedermi: ma sto facendo una copia o sto facendo un riferimento, una reference a questo oggetto qua? Se l'oggetto è immutabile non c'è differenza, perché in ogni caso non posso cambiarlo, e quindi che sia una copia, che sia una, anzi, mi invoglio a usare reference, perché tanto non c'è il rischio che qualcuno me la vada a sporcare quel valore, perché non c'è metodo per modificarlo. E quindi, ad esempio, per dire aggiungi un anno a una data, avrò un metodo che in questo caso si chiama plus years, che applico a un oggetto e mi restituisce un altro oggetto nuovo, che è l'oggetto di partenza a cui è stata applicata quella modifica. Questi metodi, da cui il nome di YodaTime, sono fatti in modo che ognuno di questi metodi restituisce un oggetto quasi sempre dello stesso tipo, e quindi vuol dire che dopo che ha chiamato un metodo posso chiamare un altro in catena, no? Si possono concatenare tra di loro spesso questi metodi. Quindi mi permette di evitare di creare tante variabili intermedie, perché appunto non modificando l'oggetto mi restituisce un valore che poi chiamerò, su questo valore restituito chiamerò un secondo metodo che mi restituisce un secondo valore, e così via, e mi salvo solamente il risultato finale di questa catena. Allora, di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di un gruppo di classi che sono definite in questa libreria, che sono elencate qua. Java.time.
queste dozzine di classi, che differiscono sulla base delle informazioni temporali che si tengono in pancia. Ad esempio, local date, che abbiamo già usato qualche volta, è una classe che rappresenta anno, mese e giorno. Quindi ha solo le informazioni su una data, senza rappresentare in nessun modo le informazioni sull'ora. Se io volessi rappresentare anche le informazioni sull'ora, creerei una classe, un oggetto di una classe local date time, che ha anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi. Quindi qui mi sbilancio, qui sto usando il nostro calendario, esplicitamente, non faccio come calendar, faccio finta di essere agnostico. Lavoro con questi campi, questi sono i campi di cui abbiamo bisogno. La prima classe instant è un po' particolare perché rappresenta l'istante di tempo, quindi il tempo macchina. Tutte le altre classi rappresentano invece tempo uomo, fino a qua, fino a month. Quindi mi interessa una data, ok, mi interessa rappresentare solo un anno o una classe year? Mi rappresenta rappresentare il mese e anno o la classe year month? Oppure month day, giorno e mese, voglio rappresentare Natale, sarà il 12 dicembre. E l'anno non c'è, non mi interessa, il concetto di Natale non contiene un anno. Oppure ho solo il tempo, local time ad esempio. Tutto questo è pensato, vedete che c'è scritto un local davanti, local date, local time, eccetera, sono pensati per funzionare nel fuso orario locale, non nel fuso orario universale. Quindi io rappresento l'ora nel mio fuso orario, non in quello di Greenwich che non so come è messo rispetto a me. Se invece avessi bisogno di rappresentare informazioni in più di un fuso orario contemporaneamente, oppure di convertirle, allora ho un oggetto che si chiama zoned that day time. Quindi un oggetto che contiene dentro di sé anche l'informazione sul fuso orario, sul time zone. Quando io conosco il fuso orario, ho informazioni specifiche sul fuso orario, non posso più scindere la data dal giorno. Non esiste, non c'è uno zone time, uno zone date, perché cambiando il fuso orario potrei cambiare giorno, dall'oggi al domani, se passo la mezzanotte, no? Cambiando il fuso orario, quindi non è possibile rappresentare solo la data e solo l'ora, per quello c'è una classe sola che ha tutto questa. No? E poi ci sono le ultime quattro classi che rappresentano invece degli intervalli di tempo, delle distanze tra tempo. In particolare abbiamo duration e period, che rappresentano la distanza, la durata in termini di tempo, una riferita agli istanti, quindi a tempo macchina, e l'altra invece riferita al local date time, quindi a tempo umano. Questa è la famiglia di classi. Da questa tabellina qua capiamo subito quale classe ci serve a seconda delle informazioni che vogliamo rappresentare. E poi queste classi hanno quasi tutte, dicevo, gli stessi metodi. Allora, innanzitutto sono tutte classi, abbiamo detto, immutabili. Quindi non ci sarà nessun set, non c'è nessun setter in nessuna di queste classi. Ci sono dei metodi per costruire nuovi oggetti e sono i metodi di factory. Quindi normalmente io posso fare new di uno di questi oggetti, allora creo normalmente l'istante di tempo corrente, oppure creo un oggetto a partire da informazioni che ho. Allora, ho tre metodi di factory che mi costruiscono gli oggetti: of, from e parse. Parse legge da stringa, of legge da un'altra informazione. Ad esempio, se io voglio creare una local date su oggi, scriverò local date senza new, perché è un metodo di factory. Local date punto of di 2023,05,04 anno, virgola mese, virgola giorno. L'of richiede di specificare i pezzettini componenti della classe e me la costruisce. Poi c'è from, che è simile, una factory simile, ma quando io invece devo costruire un oggetto con delle informazioni parziali, cioè posso rischiare di perdere informazione. Ad esempio, se io ho un date time e voglio ottenere solamente un date, quindi perdo informazione, l'oggetto di partenza aveva più informazione e invece l'oggetto attuale che sto costruendo ha meno informazione.
Allora, chi ha costruito la libreria ha detto distinguiamo ovvio che non perde informazione un costruttore. E non perde informazione da from, che è un costruttore che in qualche modo mi dà un risultato approssimato perché magari lo sto mappando su un tipo di dato che ha meno campi. Poi ci sono tanti metodi tipo get, ovviamente i set non ci sono, ma i get nessuno vieta di averli, quindi sarà get year, get month, get second, eccetera eccetera, per estrarre i vari pezzi che mi servono. E poi ci sono dei metodi di format che mi restituisce una stringa, e ci sono dei metodi di modifica. Ad esempio plus e minus aggiunge a un determinato oggetto una certa quantità di plus seconds di secondi, plus days di giorni, minus weeks sottrae delle settimane, eccetera eccetera. Sono dei modificatori che quindi prendono un oggetto e restituiscono un nuovo oggetto partendo da quello esistente applicando una certa modifica. Oppure c'è la generalizzazione di plus o minus che è with, e with ha, diciamo, apre la famiglia a una serie di modificatori tipo la fine della settimana o operazioni che non sono semplicemente somma e sottrazione. Quindi alla fine tutti gli oggetti hanno tutti gli stessi metodi. Qui vi faccio vedere la creazione di un oggetto di tipo localDate che, come vedete, non uso new ma uso of, così per ottenere l'istante attuale non uso new localDateTime ma uso now, che mi costruisce l'oggetto, diciamo così, impostato sulla data attuale. Tra l'altro, quando io stampo un oggetto di questi, la rappresentazione di default sotto forma di stringa segue la norma ISO, quindi è quella leggibile, anno, mese, giorno, t, ore, minuti, secondi. Poi ovviamente se voglio posso formattarla in modo diverso col metodo format, ma in debug vedo già subito una rappresentazione utile. Ecco, qua c'è un esempio dei getter che ci possono essere, ovviamente ogni classe ha il getter solamente dei campi che contiene, no? Fa un pochino eccezione la classe instant, perché è l'unica classe che rappresenta il tempo macchina e è quella che è un po' confrontabile con l'oggetto date antico, perché ha dentro il numero di, attenzione, nanosecondi, là erano millisecondi, quindi questo è un milione di volte più preciso, nanosecondi dal 1 gennaio 1970. L'instant va bene se devo, che ne so, misurare il tempo, misuro quanto dura una certa funzione. Allora, estraggo l'instant di partenza e l'instant di arrivo, e alla fine la differenza di questi due mi dà il numero di nanosecondi che sono passati. Non posso chiedere a un instant che giorno della settimana è, perché non ha questa nozione, e quindi al limite dovrei convertirlo in un local date time per sapere, no, che ora è o che giorno sia. Ecco, dicevamo, è più semplice anche qua convertire in stringhe, no? Che ci serve sempre per operazioni di input-output, con i metodi parse e format, che per default si aspettano che il formato che vogliamo sia il formato ISO. Quindi sia in stampa, metodo format, che in realtà di cui toString è la versione semplificata, e anche il metodo parse, se inseriscono le date in formato ISO, parse è capace a leggere. Se invece voglio formati diversi, anche qua, vabbè, se voglio cose più complicate, ovviamente si complica anche il modo di ottenerle, mi serve una classe che si chiama DateTimeFormatter, a cui dirò quale formato voglio, e lei ovviamente al metodo format o al metodo parse passerò anche questa classe formatter a cui ho detto qual è tra questi formati quello che voglio, ad esempio. E se non mi piace nessuno di questi formati, questo è il frammento di codice, se ci serve usarlo. Se non mi piace nessuno di questi formati, c'è una tabellina in cui posso costruire il formato che voglio mettendo insieme i singoli campi. Quindi se vi serve, sto sorvolando un pochino velocemente su questa parte qua perché è un po' noiosa, ma molto spesso non ci serve, no? Però se ci servisse, diciamo che in questi riquadri gialli ci sono gli esempi di codici da cui partire per poi formattare secondo uno dei formati predefiniti
oppure secondo uno dei formati particolari, basta creare un pattern, vedete che di nuovo c'è sempre l'of, crea un format partendo of dall'informazione che è definita da un pattern. E poi a questo punto il metodo parse e il metodo format lavorano usando il riferimento a questo formatter, che quindi gli dice in che formato stampare oppure in che formato leggere. Tutta la parte di aritmetica avviene con i modificatori, no? Quindi plus e minus, come dicevo prima, oppure ho il metodo with, che è un modificatore generalizzato che ha bisogno di un'altra classe che si chiama temporal adjuster, che definisce le regole con cui si modificano le date. Ma senza, anche senza andare sui temporal adjuster, che sono molto, diciamo così, specifici, qui ci sono i metodi principali per fare aritmetica con le date. Quindi, se ci capita un esercizio in cui dici, allora, questa, che so, varie, stampa o calcola la data di domani, ok? Noi sappiamo che ci sarà un giorno plus years da qualche parte, plus days, scusami, qui c'è il minus, ma c'è anche il plus, plus days, e quindi userò questo metodo per ottenere quell'oggetto. Cioè, non mi voglio mai trovare nella condizione di dover dire, ok, domani che cos'è? Allora, per ottenere il giorno di domani devo sommare 1 al giorno di oggi, a meno che oggi non sia l'ultimo giorno del mese. Allora devo capire quale mese è, per capire qual è l'ultimo giorno, e capire se è un anno bisestile nel caso in cui siamo a febbraio, e se per caso dicembre invece devo cambiare anche l'anno. Quindi un concetto semplice come dire domani richiede una serie di casi particolari, che se mi invento io di sicuro dimentico un pezzo. Quindi cerchiamo di usare il più possibile non i dati disaggregati anno, mese, giorno, ma gli oggetti completi, che hanno già l'intelligenza per poter fare tutte le operazioni che ci servono. Quindi alla fine qua c'è un lungo elenco di metodi che di fatto dovrebbero, no, darci il prossimo mercoledì o cose di questo genere, no? Anche tutte le diciamo, funzionalità anche maggiori di quanto non ci servono. L'ultima cosa che ci può servire, questa è una carrellata, poi chiaramente quando poi ci serviranno andremo a leggere la documentazione anche di queste classi, gli intervalli, le distanze, gli intervalli di tempo, no? Cioè più avanti mi viene in mente che più avanti quando faremo le simulazioni diremo guarda, simuliamo il fatto che arrivi un cliente ogni 2 minuti. Allora, questo 2 minuti cos'è? È una durata di un intervallo, non è un punto nel tempo, non lo posso mettere nella serie di tempi, lui scorre nella serie di tempi, è una distanza che posso applicare a un qualunque, è come fosse un vettore non applicato, no? Una durata è uno scostamento di tempo da applicare a un certo momento. Allora, in questo caso potrei definire un oggetto di tipo duration che ha come unica informazione la durata dell'intervallo. E poi ovviamente potrò applicare i plus e i minus a una data esistente per aggiungere o sottrarre una certa duration. Quindi si userà abbastanza questo oggetto qua per misurare degli intervalli di tempo. Più complicata è la classe period, perché misura intervalli di tempo con riferimento al calendario. Quindi se ti dico qual è la distanza di tempo da quando sei nato a oggi, duration mi dà i nanosecondi che sono passati da quando sono nato, non voglio saperlo. Invece period mi dice sei nato e ti dà quanti anni, quanti mesi, quanti giorni, quante ore, quanti minuti, quanti secondi, perché lo stesso intervallo di tempo me lo traduce in unità umane e non semplicemente in unità macchine. Ovviamente dipende da cosa ci serve, di solito è più utile a livello di algoritmi duration, perché dobbiamo fare somma e sottrazione di tempi. E solamente alla fine eventualmente, questo qua era vero qualche anno fa, ecco. E questa cosa era vera invece quando ci serve solamente estrarre questi tipi di campi. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi, anche qua lascio queste slide qui non tanto per imparare a memoria ma per avere come riferimento quando ci serve. Voglio calcolare la differenza tra due istanti di tempo, uso il metodo between. Di nuovo, questo è un metodo di factory che, dati 2 oggetti, mi restituisce un oggetto di tipo duration. I metodi di factory sono tutti metodi statici, quindi si applicano sul nome della classe.
E poi ci sono alcuni metodi che fanno da bridge, da conversione tra le classi vecchie e le classi nuove. Cioè, se noi possiamo, usiamo sempre queste classi qua di java.time. Però magari c'è una parte di programma che ha ancora, o una libreria che usa java.util.date, allora dobbiamo capire come fare a convertirlo. Ad esempio c'è un date.toInstant che prende un oggetto date, che in realtà sappiamo, nonostante si chiami date, che è un istante di tempo macchina, toInstant mi dà l'oggetto effettivo. Oppure la stessa cosa c'è, quindi sono stati aggiunti dei metodi alle classi vecchie per rendere compatibili con quelle nuove. Speriamo di non averne bisogno. E poi ci manca ancora un passo, l'ultimo passo per avere la panoramica completa, è perché i nostri programmi non sono solamente scritti in Java, ma per un certo punto devono interagire con i dati presenti in un database. Allora SQL a sua volta ha un suo modo di rappresentare le date, quindi dobbiamo cercare di capire, allora, ma le informazioni temporali come sono rappresentate in SQL? In generale, nello standard, ma in MySQL invece, nello specifico, hanno delle differenze rispetto allo standard? E poi, una volta che so come sono rappresentati i dati in MySQL, quello che io leggo lo leggo attraverso la libreria JDBC? E che tipo di oggetti mi dà la libreria JDBC? Quindi questo passaggio dobbiamo ancora fare. Allora, nella standard SQL, se andate a prendere lo standard, ti dice, l'ho preso da Wikipedia, tanto per capirci, dice, in SQL ci sono questi dati, questi tipi di colonne, date, time, timestamp. Date è una colonna che contiene solo una data, time una colonna che contiene solamente un orario, con una certa granularità non definita ma di solito 100 nanosecondi, quindi qualcosa meno di un microsecondo. Ho timestamp che invece è una colonna che contiene internamente sia data che ora. Poi alcune di queste possono avere una variante with time zone, in cui la componente ora non è solamente un'ora assoluta, ma è un'ora con un fuso orario associato. Questi sarebbero i tipi di dati ufficiali di SQL. Ecco, se c'è un campo in cui le varie implementazioni del database divergono di più è proprio la gestione delle date in SQL. Perché in MySQL ci sono anche qua dei tipi di dato, ma che si comportano in modo diverso rispetto allo standard. C'è un campo date, ma non si comporta esattamente come lo standard date, perché per motivi suoi supporta solo le date dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31 dicembre dell'anno 1999. Quindi se tu vuoi rappresentare la storia diciamo così, dell'impero romano, non puoi con un oggetto date, okay? Oppure c'è l'oggetto date time che contiene una parte date e una parte orario, e questo qua però anche qua va nello stesso range. Poi c'è un altro tipo di dato che si chiama timestamp, che in realtà l'SQL standard non prevede, ma è implementato in MySQL, che anche esso rappresenta data e ora. Quindi è imparentato con date time, con la differenza che internamente è rappresentato da un numero in millisecondi, che però ha come range solamente, chiaramente, 1 gennaio 1970, perché è il punto di inizio che abbiamo scelto come riferimento di partenza, e valore massimo 19 gennaio 2038, perché è lì che finiscono i 32 bit del numero intero rappresentato. No, nel 2038 avremo un bel casino, perché tutti quelli che misurano le date in millisecondi su 32 bit, l'orologio riparte da zero. Quindi nel frattempo i vari sistemi operativi sono stati ormai passati a una rappresentazione a 64 bit del tempo, ma non tutti, magari alcuni device che ci sono in giro, e il 2038 si sta avvicinando ogni anno di più. E quindi tutte le colonne di tipo timestamp, tutti i database MySQL del mondo smetteranno di funzionare, perché quel giorno lì diranno, ok, è il 1 gennaio 1970, perché il numero intero è andato in overflow, puff, è ritornato a zero. Vabbè, abbiamo ancora un po' di tempo per aggiornare i nostri database.
Quindi hanno un comportamento non del tutto standard, poi c'è un campo time, che ha un range strano, non chiedetemi perché ha questo range di tempo la colonna time e non semplicemente da 0 a 24, quindi in realtà è un time ma dentro può coprire diversi giorni, e poi c'è una colonna year che è molto fantasiosa perché a seconda che tu ci metta dentro un numero di due cifre o un numero di quattro cifre, lui lo interpreta in modo diverso. Normalmente si dice per motivi storici, no? Perché è stato così nelle prime versioni e poi ci hanno pacioccato sopra aggiungendo funzionalità, però non hanno potuto renderlo incompatibile col passato. Questo è, questo ci teniamo. È chiaro che magari ci conviene andare a non sfruttare troppo i comportamenti un po' strani, no? Quindi magari cercherei di usare più possibile sempre i campi date time, oppure solo date se abbiamo solamente una data, sperando di non sforare i suoi limiti di rappresentazione. E poi l'altra cosa utile da tenere presente è che SQL ha una nutrita serie di date che lavorano sulle funzioni. No, cosa ho detto? Di funzioni che lavorano sulle date. Quindi quando fate una query, che ne so, se volete dire verifica se ci sono due eventi che sono accaduti in due giorni consecutivi. E ci sono dei metodi per farlo, ad esempio c'è date sub, sottrai due date, o date difference, oppure date add, che permettono direttamente dentro una query SQL di calcolare il giorno dopo, il giorno prima, la differenza tra due date, la differenza tra due orari, eccetera. Oppure vi caricate il dato in Java e poi usate le classi java.time per fare la differenza. Però a volte, no, alcune operazioni è più comodo farle direttamente dentro la query SQL. Ad esempio, contiamo il numero di eventi che sono capitati in ogni mese. Allora, dovrò fare un count, un sum, group by che cosa? Non group by data, perché sennò mi dividerebbe ogni singolo giorno, ma group by month della data, quindi prendo una data, estraggo solamente l'informazione mese e poi faccio il group by su questo, o il count distance su questo, ok? Quindi di nuovo questa è una tabellina che non ci sogniamo di imparare a memoria, ma quando stiamo impostando i nostri problemi e c'è da fare un'operazione col tempo, andiamo sempre a dare un'occhiata se per caso c'è un metodo che ci può semplificare la vita e si può evitare di fare noi i conticini facendo sottrazione dei minuti, dei giorni, delle settimane, okay? Che è sempre il modo sbagliato. A volte si può fare, a volte invece mi conviene leggere il dato così com'è e poi elaborarlo in Java, dove ho probabilmente dei metodi anche più potenti, più completi. Sì, prego. Non mi piacciono le frasi che hanno dentro sempre, no? Ho detto, un database è sempre più efficiente di un'applicazione, dipende da cosa gli chiedo di fare, perché a volte magari gli chiedo di fare una join di una tabella molto grande con se stessa per estrarre solamente un certo dato, che a volte invece potrei calcolare più velocemente, dipende dai casi. Quindi se io riesco a fare il filtro direttamente nel database e quindi mi servono 10 dati e estraggo già direttamente quei dati che mi servono, tendenzialmente è più veloce che non estrarre tutti i dati e poi a livello di codice Java fare questo filtro. Seppure non dobbiamo dimenticare che il database è efficiente quando riesce a usare gli indici, chiave primaria, chiave esterna, indice unico, eccetera eccetera. Allora lì quando fa le join lui in realtà lavora sugli indici ed è velocissimo. Ma se noi stiamo già facendo magari una join su due campi che non sono indicizzati, quindi non sono chiavi esterne l'uno dell'altro, oppure peggio ancora sono calcolati, oggi join con un'altra tabella di la data più uno, no? La data di domani, allora praticamente lui deve fare una join, un confronto su una colonna calcolata e non può usare l'indice e quindi è obbligato a calcolare tutti i campi e quindi fa un'operazione che ha una complessità n quadro.
Quindi sì, il database se usato bene tende a essere più efficiente se lo usiamo per le cose che è capace a fare bene. Quindi facciamo solo attenzione alla complessità, soprattutto delle join che gli diamo da fare. Sapete che c'è un comando explain, che se mettete, scrivete una qualunque query, ci mettete davanti la parola explain, il database ti spiega quali sono le operazioni che intenderebbe fare per eseguire quella query. E allora è carino perché ti dice, qui uso l'indice, qui invece faccio una full scan, cioè devo andare a leggere tutta la tabella per andare a confrontare i valori. Allora, se ho i full scan su tabelle che presumo essere grandi, cerco di riscrivere la query in modo diverso. Quindi la stessa ottimizzazione che faccio col codice Java la posso fare nello scrivere la query, o la separo in varie parti. Questo è il mondo del database. Noi il mondo del database non lo vediamo nudo, ma lo vediamo filtrato, no, rispetto a quanto ci dà la libreria JDBC. Noi i dati li abbiamo dentro un result set, li inseriamo dentro uno statement, un prepared statement. Allora, quali sono i metodi per leggere o scrivere colonne il cui valore sia di tipo data, ora, eccetera? E qui purtroppo ci sono le brutte sorprese, nel senso che nella libreria java.sql sono definiti tre classi che si chiamano date, time e timestamp, che più o meno sono imparentate con la colonna date, con la colonna time e con la colonna date time, non timestamp, perché ricordiamo che timestamp non è standard, con la colonna di tipo date time del database sottostante. Poi in realtà sono tutti dei mezzi inganni, perché tutte queste tre classi altro non sono che sottoclassi di date. Quindi se noi leggiamo una colonna date nel database, ok, che contiene solo una data, e quando dal result set estraiamo quel valore, getDate, mi dà un oggetto java.sql.date. Quell'oggetto java.sql.date, essendo un figlio ereditato da java.util.date, contiene la data ma anche l'ora, che ovviamente è stata messa a 000, ma quell'ora c'è dentro. Quindi se faccio dei conti devo tenerne conto. Idem se estraggo un time dentro una colonna time che mi dà un orario e io faccio get time in Java per estrarre quel campo dal risultato della query, quello mi darà un oggetto con quell'ora, quei minuti, quei secondi del 1 gennaio 1970, perché dentro è una data completa e ci ha messo zero, il suo zero in termini di data è il 1 gennaio 1970. Quindi un pochino porcate siamo, ecco. Devi solo fare attenzione, ricordatelo, perché lui l'oggetto, quelle informazioni le ha, dobbiamo fare attenzione a non usarle. Quindi sono classi ancora diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato prima, ma le nascondono dentro. E però sono gli unici tipi di classi che possiamo usare nei metodi set e get quando abbiamo a che fare col prepare statement oppure con result set. Allora, noi cosa cercheremo di fare? Cercheremo di usare questi tre classi solo proprio esattamente quando chiamo il set o quando chiamo il get. E poi subito prima o subito dopo avere gli oggetti di tipo java.time. Vabbè, qui c'è la tabellina di conversione tra le varie colonne del database e i vari tipi di get che posso fare. Allora, per far convivere questi due mondi, hanno aggiunto dei metodi, ad esempio a questo java.sql.date, che in questo caso supporta un metodo che si chiama toLocalDate. Quindi tipicamente io dovrò fare, faccio con una query, resultSet.getDate del nome della colonna e subito punto toLocalDate. Quindi
per un istante di tempo avrò la vita di quell'oggetto lì che ha l'ora, minuti, secondi impostati a zero, ma io non li volevo, ma subito dopo faccio un tool local date che me li cancella, no? E torno nel mondo pulito e ordinato di java.time. E viceversa, se io invece voglio ottenere un oggetto date, java.sql.date, perché mi serve per passarlo a un setter del prepare statement, posso usare il metodo valueOf, che è un metodo statico di date. Quindi scriverò java.sql.date.valueOf, tra parentesi, la local date che avevo nel mio programma. E viceversa, questo per quanto riguarda date, che è quello più frequente. Se io invece avessi un date time, farò lo stesso gioco con la classe timestamp o con la classe local date time. Io questi ragionamenti li ho riassunti in questa figura, che teniamocela come riferimento comodo, perché ovviamente a memoria uno non si ricorda queste cose, per vedere come passare dalle classi local date e instant, che sono le due più frequenti, qui ho messo chiaramente le operazioni più frequenti, a da e verso le classi java.sql, no? E quindi tra l'altro quelle in grassetto sono valueOf e toLocalDate, sono le due operazioni più frequenti. È possibile queste, quindi tra localDate e date ho queste due conversioni, tra instant e timestamp ho queste due conversioni, poi ho messo anche le conversioni diagonali, no? Tra timestamp e localDate, anche se leggermente improprio, perché timestamp contiene anche informazioni di tipo tempo, ora, mentre local date le perderebbe, però a volte no. In questo caso mi restituirebbe un local date time e non solamente un local date. Quindi con questi metodi to che convertono, tu qualcosa eccetera, oppure metodi valueOf che costruiscono, riusciamo a cavarcela. Quindi per noi cosa significa? Noi non possiamo non conoscere nulla della classe date, perché è obbligatorio usarla per poterci interfacciare con il JDBC, col database, supporta solo quello. Ma cercheremo di confinare il suo utilizzo all'interno dei metodi del DAO. I nostri metodi del DAO riceveranno sempre parametri di tipo java.time, punto qualcosa, così come nel model, così come nell'interfaccia grafica, abbiamo già visto che l'oggettino calendario, no, che c'è tra i tre componenti di JavaFX, lui ritorna già un oggetto di tipo local date, non una stringa o un'altra cosa. Quindi cercheremo di lavorare in tutto il programma con i dati, diciamo, con le classi pulite di java.time, e solo quando dovremo interagire col database, localmente in quella riga lì in cui facciamo il get o in cui facciamo il set del prepare statement, applichiamo una di queste conversioni per riuscire a passare l'oggetto che gli serve o a leggere l'oggetto che ci restituisce per poi immediatamente convertirlo. Quindi questa è un pochino la fine della storia di oggi, che si centra su questo schema qui. Come vedete, java.util non l'ho manco scritto, le classi java.util.date, perché di quelle possiamo proprio farne a meno. Quella java.sql no, perché JDBC non è stato aggiornato e continua a lavorare con quelle classi lì, e quindi dobbiamo fare un passaggio in più di conversione che ci ha comportato dover capire anche le classi precedenti. Quindi tipicamente quello che scriveremo saranno cose di questo genere. Questo è il riassunto dei riassunti. Quello che voglio assolutamente evitare per me stesso, ma anche per voi, è che facciate delle schifezze che si trovano purtroppo tantissimo in giro, no? Perché uno dice: ma allora senti, io ho una data, ma voglio sapere il mese, voglio sapere il giorno, allora la converto in stringa ed estraggo il quarto e il quinto carattere di quella stringa, poi magari lo converto in intero, poi magari ci faccio cose, no. Ok? Quindi toString, a parte che questo è un oggetto date, già mi sta male, poi toString
se devo fare un'operazione sui giorni, sui mesi, oppure gente che costruisce una data andando a costruire una stringa e poi cercando di leggerla. No, cioè abbiamo localDate.ov che prende già proprio il mese, anno, mese, giorno e me lo costruisce. Quindi, oppure lavorare, come dicevo, sulle date disaggregate. Cioè questo è un tentativo di implementare il concetto di domani, se io ho giorno, mese, anno diverso. Che qui non è neanche completo perché io ho messo eccetera, perché le regole sull'anno bisestile sono più complicate. Perché sapete che un anno bisestile se è multiplo di 4, ma non se è multiplo di 100, ma in realtà lo è se è multiplo di 400. Questa non è la regola completa, ma è la regola che per i prossimi 5-10 mila anni è sufficiente. No? Però, non tiene conto dei secondi, non tiene conto di altri fattori che potrebbero succedere. Ok, quindi se vi accorgete che state per scrivere codici di questo genere, fate un passo indietro e ditevi, di sicuro c'è un metodo più furbo. O lo faccio fare al database, o lo faccio fare alle classi di java.time, ma non mi metto io di sicuro a farlo. Ok? Ok, io con questo ho finito questa carrellata. Chiaramente poi quando faremo gli esercizi adesso andremo poi a applicare queste cose che abbiamo visto, soprattutto quando lavoreremo poi sulle differenze tra date e cose di questo genere, molto lo faremo nelle simulazioni. E per ora io vi do appuntamento la settimana prossima. No, la settimana prossima salta completamente, giusto? Perché noi abbiamo lezione solamente la prima parte e quindi alla settimana ancora successiva. Il giorno, sempre parlando delle settimane successive, il giorno, se non sbaglio, il 25 aprile, che è martedì, salta ovviamente il laboratorio, ma visto che ultimamente il laboratorio non è che sia strapieno, uniremo le due squadre per quella settimana, entrambi al 26, al mercoledì pomeriggio. Ok? Allora noi ci vediamo la prossima volta, se non sbaglio, il 19 o giù di lì. Buone feste!